Sono un po' neofita di Zoom, quindi spero di non fare confusione. E chiedo a chi interverrà oggi di accendere la telecamera in modo da averci tutti come se fosse una riunione, non dico in presenza, ma quasi, e dare a tutti il benvenuto. Mi vedo collegati quasi tutti, anche la professoressa Fatta, perfetto. E vedevo prima la professoressa Rossi che adesso è spenta, ma insomma tanto mi presento almeno a loro così virtualmente, visto che non ci conosciamo. Oggi siamo qui e sono molto felice per la seconda giornata dedicata a questi dialoghi con gli autori di presentazione dei volumi della nostra piccola collana matta, come mi piace chiamarla. Il secondo volume è quello curato da Chiara Vernizzi, Andrea Zerbi e Donatella Bontempi, dedicato ai 20 anni di didattica del disegno nei corsi di laurea in architettura dell'Università di Parma, che ha raccolto 20 anni di attività e di lavoro con gli studenti e gli esiti, insomma, raccontando un po' il cambiamento anche nell'insegnamento della didattica, come ci diranno meglio i presentatori, anche se è una bruttissima parola, insomma, gli ospiti che sono stati chiamati, hanno accettato il nostro invito, quindi li ringrazio moltissimo di presentare questo bel volume, che è il secondo della nostra collana, e che io mi limito a introdurre, tacitandomi subito dopo, perché evidentemente non è il campo nel quale sono esperta questo, ma intervengo solo in qualità di, così, di responsabile della collana editoriale per ringraziare prima di tutto gli autori, ma anche chi ha accettato il nostro invito appunto a fare da animatori del dibattito e da presentatori del lavoro. E quindi il mio ruolo oggi è quello di presentare brevemente, introdurre la professoressa Francesca Fatta, che è Presidente dell'Unione Italiana di Disegno dal 2018 ed è, oltre ad essere professore ordinario di disegno presso il Dipartimento di Architettura e Territorio dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove è stata preside della Facoltà di Architettura dal 2007 al 2010 ed è coordinatore del dottorato proprio in rilievo e rappresentazione dell'architettura mediterranea, quindi il tema è proprio centrale e monodisciplinare, cosa che a noi non succede. Numerose note sono le sue ricerche, incentrate soprattutto sul rilievo e lo studio di matrici geometriche, comuni e fondanti, sia sul piano architettonico che su quello urbano, con particolare riferimento alle zone mediterranee, quindi importanti sono gli studi sulla Sicilia, la Calabria e il Nord Africa. Alla professoressa Fatta, chiediamo di introdurre e di commentare il volume, ma per non interrompere il flusso, delle presentazioni e lasciare spazio un po', al dibattito, prenderei ancora un po' di spazio per introdurre anche i due, come chiamano adesso, discussant, con interventi della professoressa Adriana Rossi e del professor Bertocci, che speriamo ci raggiungano. Non ho visto se nel frattempo è arrivato, ma confidiamo che si colleghi presto. E che pure introduco brevemente. Adriana Rossi è professore ordinario di disegno presso il Dipartimento di Architettura e Territorio dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Numerosi sono i suoi studi incentrati sulla rappresentazione e l'analisi della geometria fondamentale dei manufatti, con particolare riferimento alle loro trasformazioni, quindi è particolarmente interessante per chi come me si occupi di restauro. E diverse sono gli interessi di ricerca, dal rilievo 3D, la conservazione anche digitale e alcuni approfondimenti sull'architettura militare e i suoi archetipi geometrici. Lo presento adesso, anche se ancora non lo vedo collegato, contribuirà a sottolineare alcuni aspetti del volume il professor Stefano Bertocci, che invece è professore ordinario di disegno all'Università di Firenze, al Dipartimento di Ingegneria, dove è responsabile del laboratorio di rilievo digitale dell'architettura dello stesso dipartimento. E anche qui una particolare attenzione di entrambi è dedicata proprio al rilievo dei manufatti per l'architettura, per il recupero, per la valorizzazione.
presentano un volume di miei colleghi, che pure presento brevemente, anche se è chiaro che hanno poco bisogno di presentazioni: Chiara Vernizzi, Andrea Zerbi e Donatella Bontempi, rispettivamente. Chiara Vernizzi, professore ordinario di disegno nella nostra università, nonché esperta delle sue ricerche di rilievo sia architettonico che soprattutto a livello urbano, ricopre numerosi ruoli istituzionali che qui non cito perché ci interessano più le questioni di ricerca, ma numerose sono le sue pubblicazioni su questo tema. Andrea Zerbi, pure professore di disegno, professore associato di disegno del nostro dipartimento, nonché preside della nostra laurea triennale, è esperto di rilievo, si dedica insomma soprattutto anche nelle pubblicazioni al rilievo dei manufatti, specialmente storici, e quindi molte sono le collaborazioni anche con il nostro gruppo di ricerca. È molto interessante e proficuo, è sempre nel segno del MATLAB questo tipo di collaborazione. E infine Donatella Bontempi, che si è dottorata nella nostra università nel campo del disegno e ha avuto sempre nel nostro dipartimento un assegno di ricerca, e che si occupa pure di rilievo dei manufatti, soprattutto storici. Saluto il professor Bertocci, che ci ha raggiunto e che ho presentato indegnamente senza che fosse presente, però per introdurre il prima possibile la giornata e lasciare a voi, che è la cosa più interessante, la descrizione e la presentazione del volume, e poi sperando in un dibattito e in una così sottolineatura da parte del professor Bertocci e della professoressa Rossi degli aspetti più interessanti. Lascerei la parola alla professoressa Fatta, che ringrazio ancora per aver accettato di introdurre insomma questo volume, di commentarlo, e poi credo che i nostri autori, Chiara Vernizzi e Andrea Zerbi, descriveranno i contenuti più nel dettaglio, per lasciare infine la giornata concludersi con gli interventi della professoressa Rossi e del professor Bertocci. Ringrazio tutti, soprattutto gli oratori, ma anche quanti si sono collegati. Tocca a me a questo punto. Grazie per questa bellissima presentazione. Ringrazio Federica Ottoni, che sto conoscendo in questo momento, almeno mi pare, anche se nella sede di Parma ho avuto modo di andarci, diciamo, di recente, intorno a novembre, e saluto tutti gli amici, ma tutte le persone presenti che sono venute qui a, diciamo, in una forma ovviamente remoto, ma per parlare di questa scuola, possiamo definirla così, di Parma, che riguarda il disegno. Certo, i bilanci sono sempre un aspetto per certi versi consolatorio, no? Perché ci si guarda indietro e uno cerca di dimenticare magari gli sforzi o le cose non belle, per poter invece mettere su quelle che possono essere invece le questioni che si sono messe in campo in un certo numero di anni. E 20 anni non sono pochi. In questo caso credo che ricordi erano tutti molto belli, molto entusiasmo, che penso che poi alla fine, appunto, nel bilancio sia valsa la pena fare. 20 anni di didattica del disegno è un libro coraggioso. Io direi che più che un catalogo è proprio un festival dei ricordi e anche delle evoluzioni. E ho avuto il piacere di poter scrivere questa presentazione, e ovviamente quando ancora speravamo tutti di poter stare, diciamo, tutti quanti a Parma a vedere la mostra. Purtroppo poi diciamo che il destino ha voluto diversamente, e questa mostra è rimasta soltanto una mostra in remoto. Ma questo volume, che appunto, ripeto, non può essere un semplice catalogo, diventa un po' anche un'occasione di ripercorso delle nostre esperienze di docenti dentro una formula assolutamente nuova. Il vantaggio di Parma è stato che era un'università giovane che ha potuto mettere in atto da subito un corso di laurea sullo schema innovativo del DM 509.
E questo è naturalmente stato un vantaggio perché ha dato la possibilità di non fare i conti con quello che poteva essere un pregresso difficile, soprattutto non tanto per gli studenti quanto per i docenti, perché tutto quello che è cambiamento è sempre, diciamo, fonte di inerzie che possono creare appunto dei rallentamenti e dei problemi. Lo posso dire con cognizione di causa perché nel 2004 io sono diventata coordinatrice di un corso di laurea triennale e infatti ricordo che Paolo Gian De Biagi è stato invitato a Reggio proprio perché volevamo sapere da lui la sua esperienza e non mi ha stupito affatto quell'entusiasmo che tra l'altro lo caratterizza tutt'oggi nel parlare di un progetto nuovo che Parma appunto per prima in Italia aveva messo in atto. In questi 20 anni io ho potuto apprezzare soprattutto e a parte l'entusiasmo anche lo sviluppo di come si è modificata la didattica e questo ovviamente non riguarda soltanto il disegno ma riguarda un po' l'approccio della didattica in un 3 più 2 che deve necessariamente essere diverso rispetto a una laurea di vecchio tipo o comunque a una laurea quinquennale a ciclo unico. E, vediamo un po' Parma prima di tutto. Parma che cosa era nel 2000? Io me la immagino così, piena di alcuni docenti architetti che si erano formati magari nella vicina Firenze oppure in qualche altro luogo diciamo, dove appunto esistevano già i corsi di architettura e che si ritrovavano ad essere magari già strutturati e potevano in quell'occasione, in un corso di laurea in architettura, parlare della loro natura che non è soltanto quella del disegnatore in questo caso, ma quella dell'architetto. E quindi ecco che questa potenzialità poteva essere finalmente esprimibile in una formula più compiuta. In più c'era una bella tradizione del disegno dal vero nella scuola parmense, perché naturalmente c'era tutta quella parte che riguardava le Accademie di Belle Arti. Non dimentichiamo infatti che Parma ha una tradizione di disegno magnifica e non è diciamo nuova a dover mettere in atto quello che appunto è l'aspetto grafico all'interno di un corso di laurea. E allora ecco che mi sono un po' interessata a vedere un po' le diciture dei corsi e mi ha stupito molto, non mi ha stupito, diciamo, l'ho trovato interessante il modo di definire il disegno avanzato, tra virgolette, che appunto Chiara Vernizzi affronta. Siamo nel 2000 e nel 2000 significa che ancora dovevano, ecco, in quel momento venivano alla luce quelli che oggi noi chiamiamo i nativi digitali. Il disegno avanzato è il digitale che quindi approda, entra in maniera prepotente dentro gli insegnamenti di architettura e stravolge tutto il modo di pensare, di concepire il progetto, di rivedere i modi con cui si va a rilevare e soprattutto mette in primo piano la questione della geometria, perché il disegno digitale deve ovviamente fare conto di una geometria tridimensionale che deve essere visualizzata in maniera assolutamente marcata. E allora ecco che quello che allora sembrava l'innovazione non si è fermata, ma ha continuato ad andare avanti. Certo è che, e qui non so se posso continuare oppure fermarmi perché non so esattamente quanto tempo ho a disposizione, ma parlerei ancora, c'è una caratteristica. La caratteristica del 3 e la caratteristica del 2. Questioni che naturalmente poi sono state affrontate dopo la 509, quando naturalmente poi con la 240 si è andata avanti per poter trasformare ulteriormente. Quindi pensate che cosa è significato questa riforma, una corsa ad ostacoli. Nel momento in cui si è cambiato, poi dopo, subito dopo si è dovuto cambiare nuovamente, almeno in parte. Ecco, il 3
forma architetti che non sono degli architetti, diciamo, progettisti, sono degli architetti che si avviano alla contestualizzazione di un progetto secondo dei termini che però non sono propri, ma sono dei progettisti. Quindi il triennalista è un aspirante progettista. Ma la parola progetto ritorna spesso nelle parole sia di Paolo Gian De Biagi, ma anche nelle formulazioni degli insegnamenti. Ecco, diciamo che la vocazione che io ho potuto riscontrare all'interno del corso di laurea del 3 e poi del 2 a Parma, la identità, tra virgolette, è questa natura del progetto di architettura legato al disegno. Il disegno è progetto. Proprio ieri a Roma abbiamo avuto, come nostra società scientifica, una interessantissima riunione sulla ricerca, quindi non abbiamo parlato certamente di didattica, ma abbiamo rimarcato l'importanza del progetto del disegno, o comunque del disegno legato a un processo che va a compiersi secondo lo sviluppo di un'idea, secondo quello che naturalmente poi porta a una vera e propria esecutività. Ecco, questa secondo me è l'identità di Parma. Una identità che mette a frutto tutti gli strumenti e tutte le idee legate al disegno per arrivare poi appunto a una trasformazione o una realizzazione di qualcosa che appartiene al mondo costruito. E dunque, io vorrei avere delle indicazioni per quanto posso parlare, perché se no potrei continuare ancora per un po'. Mi intrometto io, pensavamo una presentazione di un quarto d'ora da parte sua, so che vorrà intervenire anche il professor Paolo Gian De Biagi, che nel frattempo è riuscito a collegarsi, quindi ecco, il tempo quindi sicuramente c'è e non mi farei problemi in questo tempo. Io allora vorrei, diciamo, avviarmi un po' a un altro pensiero conclusivo a questo punto, che è quello che è la mostra in sé. Allora, la mostra ha avuto la possibilità, per quello che abbiamo potuto vedere naturalmente attraverso le visualizzazioni online, un'ottima impostazione, favorendo quelle che sono le tavole grandi, i disegni nei quali uno si può proprio identificare. E qua vorrei proprio dare un apprezzamento particolare a Chiara Vernizzi, ad Andrea Zerbi e Donatella Bontempi, perché hanno reso in una forma chiara, estremamente chiara per la comunicazione ed elegante nella sua, insomma, formulazione, tutto questo percorso didattico. E tra l'altro non è soltanto la mostra dei bei disegni, ma è proprio un cammino sulla evoluzione non soltanto della disciplina nei tempi degli anni dei corsi, ma anche della temporalità nella quale questo percorso si è esplicitato. E, ovviamente ho letto tanti nomi di persone, ovviamente parlo dei docenti, di persone più o meno conosciute, che oggi magari non insegnano più, ma che hanno lasciato molti segnali all'interno di questa scuola, e nuove generazioni che si affacciano. Ecco, penso che, e qua mi rivolgo soprattutto a voi della Scuola di Disegno di Parma, penso che voi siete stati molto apprezzati e anche ben riconosciuti, perché all'inizio probabilmente eravate veramente molto pochi, c'era pure, non dimentichiamolo, c'era pure la professoressa Rossi, che adesso si è trasferita, che da qualche anno si è trasferita a Milano, ma il professor Gian De Biagi e la professoressa Rossi, Michela Rossi, hanno saputo evidentemente dare un segno, per cui adesso abbiamo più strutturati, abbiamo un'ordinaria fantastica che è appunto Chiara Vernizzi, abbiamo un associato che è appunto non di meno molto capace e molto, diciamo, responsabile, perché è il coordinatore del corso di studi, che è Andrea Zerbi, e abbiamo dei dottori di ricerca, degli assegnisti, eccetera. Ecco, credo che questa sia una forza che non è insita soltanto nell'area, sicuramente, ma anche un riconoscimento che le altre aree, gli altri vostri colleghi vi hanno saputo dare. E questo non è poco. Io mi fermo qui, naturalmente mi rendo disponibile nel caso in cui si dovesse intervenire nuovamente, quindi ascolterò volentieri chi mi seguirà. Grazie.
Grazie moltissimo alla professoressa Fatta, che non vorrei avere tarpato nella sua discussione. Il termine, cioè, la tempistica non era così stringente, ma sicuramente ci sarà modo anche di intervenire più avanti. Credo che il professor Gian De Biaggi volesse dire qualcosa, se così la mia regia è corretta, ma non so se è così. Comunque è libero di, come sempre, gli do la libertà di intervenire quando vuole, non è poco da parte mia. Eccolo. Paolo, buongiorno. Non so. Veramente. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Veramente l'intento era quello di ascoltare più che. Buongiorno a tutti. Allora ho avuto delle indicazioni sbagliate, quindi. Che collegato. Bene, se non riesci o comunque puoi intervenire più Ciao a tutti. tardi, lascio allora la parola a Chiara e ad Andrea, Chiara Vernizzi e Andrea Quindi Zerbi. l'intento è No. più quello di ascoltare. No. Bene, ci sta. Qualcosa. Ti sentiamo molto male, Paolo, non so Molto, se molto sono male. io o se è condivisa questa cosa. No, si sente malissimo, si vede che ha poca connessione. E io ho capito solo che volevi ascoltare, quindi mi allaccio a questo e ne approfitto per ringraziarti, che è una cosa che mi dà molta soddisfazione. E lascio la parola a Chiara Vernizzi e Andrea Zerbi. Ovviamente quando poi Paolo vorrà intervenire è libero di farlo, gli do anche questa concessione. Chiara. Allora, sì, scusate che non ho capito se avevo condiviso o meno. Ecco, adesso credo di sì, credo di aver condiviso lo schermo. Me lo confermi, Lo vedete? confermo, si vede. Perfetto, grazie. Allora, io faccio un passo indietro perché Francesca è già andata molto avanti nel leggere un po' il significato che abbiamo voluto anche dare a questo momento che ha voluto significare un momento di, così, di riflessione, di bilancio, ha parlato Francesca, però più che altro, insomma, tra di noi volevamo fare qualche considerazione, fermarci in occasione di quelli che sono stati appunto i 20 anni dell'avvio dei corsi di laurea nell'ambito dell'architettura. Voi sapete che a Parma c'era già ingegneria da diversi anni, i corsi di laurea in architettura sono nati nell'anno accademico 99-2000. E in occasione del ventennale come unità di architettura avevamo pensato a diverse iniziative che volessero rimarcare un po' questo momento. In tutti gli ambiti, noi abbiamo pensato a quella legata al disegno, voi avete pensato più a quella legata al restauro, c'è stata la storia, insomma ci sono state tante iniziative che hanno voluto un po' sottolineare questo momento. Ma non per autocelebrarci, perché poi 20 anni nella storia di un corso di laurea o di un'università ovviamente sono un battito di ciglia, però così, insomma, per capire anche tra di noi cosa era successo in questi 20 anni, come eravamo cresciuti, cosa era cambiato. E quindi abbiamo pensato a una mostra nella quale poter esporre appunto i disegni che nell'ambito di tutti i corsi tutti gli insegnamenti all'interno dei corsi di studio che si erano un po' succeduti ed si erano evoluti in questi 20 anni, siamo andati a realizzare, o meglio, i nostri studenti, perché al centro di tutto ricordiamoci che ci sono sempre gli studenti, quindi la scelta è stata proprio quella di partire dai lavori degli studenti e leggere un po' attraverso i loro elaborati quello che era successo in questi 20 anni. Allora noi ci siamo organizzati, abbiamo pensato a questo momento, avevamo allestito questa mostra che doveva essere inaugurata il 2 di marzo e doveva essere visitata proprio dal CTS della nostra società scientifica che si sarebbe dovuto riunire in occasione proprio dell'incontro del marzo del 2020 qui a Parma in modo da venire a visitare la mostra, insomma, ragionare insieme su quello che era stato questo momento. Poi sappiamo bene cosa è successo in quel momento. Noi ci siamo ritrovati pochi giorni prima, il fine settimana precedente al 2 marzo, abbiamo montato la mostra, abbiamo allestito negli spazi del nostro polo delle aule delle scienze, queste tavole che dovevano rappresentare una sintesi, perché è stato veramente difficile riuscire anche a fare una selezione tra quello che secondo noi poteva essere più, non più bello, ma anche più rappresentativo di quello che poteva essere stato un percorso che in quegli anni si era venuto a sviluppare.
è che qui siamo noi tutti soddisfatti che a fine febbraio del 2020 ci aggiriamo per la mostra, una volta che abbiamo finito per di allestirla, qui siamo noi sostanzialmente all'interno del plesso, fine settimana prima di quella che sarebbe dovuta essere l'apertura. Ecco, poi di fatto l'apertura non c'è mai stata e quindi abbiamo pensato di trovare altre strade, altri canali, proprio per comunque rendere così, lasciare una testimonianza di questo momento che abbiamo voluto costruire insieme. E abbiamo pensato quindi alla mostra virtuale, cui accennava prima Francesca, che c'è stata così, è stato un momento per cercare di rendere comunque visitabile la nostra piccola esposizione. E abbiamo pensato anche a una spiegazione che ritrovate tra l'altro in questo volume di quello che sono state le logiche che hanno guidato un po' la composizione delle tavole alle quali hanno lavorato i nostri giovani, tra l'altro Donatella Bontempi, Sandra Nikolaevska, Roberto Mazzi, che hanno selezionato il materiale e hanno cominciato a costruire insieme a noi tutto quello che era un po' l'impostazione di queste tavole, dove abbiamo riportato insomma un po' tutto quello che erano un po' i titoli, diciamo, di riferimento, ma soprattutto i dati anche dell'insegnamento nella parte bassa, dove quindi ritroviamo delle indicazioni precise rispetto al titolo dell'insegnamento, all'anno accademico, perché anche qui era importante leggere un po' la cronologia di come appunto gli elementi si sono succeduti, e poi un colore che in qualche modo andasse a segnare, a connotare quelle che erano le quattro sezioni nelle quali è stata organizzata la mostra, che abbiamo poi mantenuto anche un po' in questi piccoli saggi, insomma, che costituiscono un po' un momento di riflessione su questi quattro temi legati al disegno, legati alla rappresentazione, che sono emersi comunque dai nostri corsi. E quindi laboratori di rappresentazione del primo anno, dove si disegna prevalentemente a mano, ma anche con il CAD, quindi c'è un anticipo di disegno digitale, anche se l'anticipo, diciamo così, quello più semplice in qualche modo. La sezione legata al rilievo dell'architettura nei corsi del secondo anno, la sezione legata a questo disegno avanzato, abbiamo utilizzato questo aggettivo perché eravamo un po' in difficoltà nel connotare un po' anche quello che era il significato che volevamo dare a questi corsi, che non erano più i corsi di disegno del primo anno né i corsi di AutoCAD, ma prevedevano l'utilizzo di strumenti, di software più avanzati che consentivano di ragionare sulla forma e su quello di cui si è parlato tra l'altro anche proprio ieri, cioè sul progetto della rappresentazione, cioè come utilizziamo la rappresentazione per comunicare il progetto, per comunicare il progetto sull'esistente o sul nuovo, per comunicare il progetto a scala urbana, a scala architettonica, a scala di dettaglio. E poi tutto questo come trova un po' il suo sbocco all'interno dei laboratori di sintesi finale e quindi nelle tesi di laurea. Ecco, secondo queste logiche le tavole, avete visto, sono dei collage sostanzialmente di una serie di disegni che sono stati selezionati con i criteri, insomma, che vi dicevamo prima, in modo da poter esporre quanto più possibile esperienze e naturalmente, anche se naturalmente qui non sono leggibili, riportando anche i nomi degli autori, perché ricordiamo sempre che al centro di tutto il nostro lavoro ci sono gli studenti e quindi sono i loro lavori ed è il loro lavoro che volevamo anche dare evidenza all'interno di questa mostra. La composizione può essere varia, ci sono tavole più dense, ci sono tavole invece dove i contenuti hanno magari forse un respiro maggiore e un po' a questa organizzazione e a tutte queste nostre intenzioni si è poi in qualche modo anche adeguato, o meglio si è impostato secondo questa stessa logica anche proprio l'indice del volume che raccoglie questo lavoro, che quindi non è solo un catalogo di disegni, ma ha dei momenti nei quali ci siamo soffermati proprio a fare considerazioni legate a come queste discipline, quelle del primo anno sulla rappresentazione, quelle del rilievo, quello del disegno avanzato, termine che magari può non mettere tutti d'accordo, però insomma voleva avere una connotazione diversa rispetto al disegno del primo anno, fino ad arrivare ai laboratori, ci hanno portato a appunto a così, a vedere come la nostra disciplina si è trasformata nell'arco di questi 20 anni, attraverso tutti i corsi di laurea nei vari
le loro varie configurazioni, sulle quali adesso lascio la parola poi ad Andrea. Quindi tocca a me? Direi di sì. Però sì. Voglio dire che io non sto criticando il termine avanzato, lo trovo, come dire, giustificabile nel contesto del periodo, no, per cui oggi forse non lo chiameremmo più così per questo, anzi vedi come si va avanti e come, a che cosa servono le retrospettive. Sì, 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 no, ma mi riferivo, guarda, sia a quello che hai detto tu, ma anche a Stefano, che non a caso si è riacceso, perché anche ieri abbiamo parlato di questo termine. Però... Confesso che ho fatto l'osservazione su avanzato. Non è da frigo, ecco. Non in quel senso, non era avanzato in quel senso. Invece non è avanzato, è contemporaneo. Ok. Giusto. Anche perché il disegno avanzato del 2000 è diverso dal disegno avanzato che abbiamo oggi, quindi insomma diventa complessa come parola da utilizzare. In certo, certo. Prima si pensava così, che fosse un avanzamento e basta. Vabbè, si scherza un po', però è divertente, dai. No, cioè, io... è lo scopo di queste presentazioni, renderle un pochino più agevoli, insomma. Certo. No, io dirò solo poche parole, insomma. Vabbè, intanto ringrazio tutti, quindi Stefano, Adriana, Francesca, che è sempre, secondo me, troppo gentile. E fa molto piacere, quindi ringrazio tantissimo. Ringrazio Federica, ovviamente, per tutto lo spazio che ci dedica, insomma, sempre. E ringraziamo anche l'eroismo di Chiara, che ha montato la mostra con il Covid inconsapevole, un eroismo inconsapevole, ma insomma è stato uno dei primi casi di Covid da noi, no? E abbiamo montato la mostra con lei e siamo riusciti a sopravvivere tutti quanti, insomma, nel senso a non essere infettati in quella sede. E, no, la pubblicazione è, diciamo, in un qualche modo appunto incidentale, se vogliamo, per certi versi, perché in origine probabilmente Chiara non ci avevamo neanche pensato a fare poi un catalogo con una pubblicazione. È stato poi forse solo la frustrazione legata al fatto di avere una mostra che pochi hanno visto. Fortunatamente poi è rimasta allestita molto più tempo del previsto, proprio perché con il fattore Covid gli ambienti sono stati molto poco utilizzati e fortuna ha voluto che l'anno successivo, l'anno accademico successivo, fra i pochissimi corsi di laurea che a Parma hanno erogato un po' di didattica in presenza, ci sono stati i corsi di laurea in architettura, il primo anno dei corsi di laurea in architettura. Quantomeno gli studenti poi dell'anno successivo all'allestimento della mostra hanno potuto vedere la mostra allestita e prendere anche spunto, perché no, da tutta una serie di cose che hanno potuto vedere nelle tavole realizzate dai loro predecessori gli anni prima. È una pubblicazione, io la definisco una, da un punto di vista accademico, è una pubblicazioncina, insomma, sappiamo oggi quali sono i criteri con cui vengono valutate le nostre pubblicazioni. Questa è una cosa piccola, se vogliamo, piccola ma poi molto emozionante e faticosa anche, se vogliamo, da strutturare, perché ci ha dato l'occasione di riaprire in un qualche modo scatole che non aprivamo da tanto tempo, no? E rivedere i lavori degli studenti di 20 anni, che Chiara dice sono una goccia nel mare. Sì, forse sono pochi, in realtà secondo me oggi 20 anni sono tanti, cioè nel senso sono cambiate tante cose nel nostro settore, secondo me, dal 2000 ad oggi. Io ricordo quando ho cominciato a venire ai primi convegni della UID, si parlava e si discuteva del fatto che il CAD fosse più o meno opportuno utilizzarlo nei nostri, allora non erano neanche miei perché io non avevo corsi, insomma, però usarli nel nostro, no? Se fosse giusto disegnare col CAD all'università, tanto per intenderci, insomma, io mi ricordo quando sono entrato c'era questa discussione. Sono passati 20 anni e abbiamo un'esplosione completamente diversa. Il fatto che, come dice Chiara, oggi ci si occupi di comunicazione era una cosa che allora forse non si prevedeva in un qualche modo neanche, no? Oggi abbiamo un ambito e possibilità di espressione, di insegnamento, che 20 anni fa non erano, secondo me, neanche immaginabili in un qualche modo. E quindi, detto questo, Per non perdermi troppo, perché poi mi appassionano queste cose, quindi non voglio andare in campi che insomma non sono poi quelli della pubblicazione,
È stata un'occasione per vedere anche quanto fossero in un qualche modo evolute le cose, quindi questi corsi di laurea che sono partiti con questo vecchio ordinamento che siamo stati costretti a cambiare immediatamente. Abbiamo avuto inizialmente 3 corsi di laurea triennali subito dopo appunto il passaggio dal vecchio ordinamento, quindi un ciclo unico, a 3 lauree triennali che sono esistite per qualche anno. Poi abbiamo avuto, ma un po' come è successo in tutta Italia, un calo degli iscritti, quindi alcune di queste sono state soppresse, se vogliamo, ecco, come corsi di laurea e di triennale. Poi ne è rimasta una, quella di scienze dell'architettura, che ha sempre avuto un discreto numero di studenti iscritti e che poi negli ultimi anni si è ritrasformata in questo corso di architettura, rigenerazione e sostenibilità, anche in questo caso per adeguarci a quelli che sono i nuovi tempi, no? Su questi temi legati alla rigenerazione e alla sostenibilità, che anche questi probabilmente erano temi che 20 anni fa non erano immaginabili. E in tutto questo ovviamente si sono evoluti anche i corsi che noi siamo andati ad erogare. Sempre corsi, abbiamo avuto la fortuna e la forza, se vogliamo, ringraziamo anche Paolo di questo infinitamente, no? Abbiamo sempre avuto la forza di avere dei corsi monodisciplinari, ossia sì, integrati, ma sempre monodisciplinari, solo corsi di disegno. Non siamo mai stati, se vogliamo, nonostante alcune richieste si siano state fatte, delle costole di qualcos'altro, no? I famosi moduletti di rappresentazione legati ad altri ambiti, altri settori scientifico-disciplinari. E questo credo che abbia rappresentato comunque un vantaggio. Io ci credo molto, ecco, in questa cosa, soprattutto da un punto di vista, diciamo, didattico, insomma, credo che sia molto significativo da un punto di vista didattico avere questa autonomia di pensiero, di possibilità di erogazione di quelle che sono tutte le discipline legate all'ambito della rappresentazione. Per quanto riguarda poi quindi più nello specifico l'organizzazione, poi la trasformazione, ecco, ovviamente in tutto questo mi scappava di mente, perché poi bene o male l'aveva già detto anche Francesca, in questi 20 anni siamo stati affiancati da tantissimi colleghi, insomma, a cui siamo infinitamente debitori e a cui siamo molto affezionati. Alcuni si sono trasferiti, alcuni hanno fatto carriera non solo nel nostro settore scientifico disciplinare ma anche in altri. Alcuni stanno faticosamente tenendo duro per cercare di spuntarla e darci un cambio generazionale, perché noi ormai siamo in 4 e siamo in 4 più o meno coetanei, se vogliamo, ecco, quindi abbiamo bisogno di forze fresche per non lasciare sguarnito il campo una volta che noi decideremo di dedicarci ad altro, ecco, in un qualche modo. E per quanto riguarda poi nello specifico la trasformazione in un qualche modo della nostra mostra, della mostra sui 20 anni di disegno nella nostra università, nei nostri corsi di studi, le tavole sono state in un qualche modo smembrate, se vogliamo, perché la tavola completa era, come sottolineava Francesca, una tavola di grandi dimensioni, erano dei 100x70, ovviamente il formato della pubblicazione era già stato prestabilito e quindi abbiamo dovuto adeguare quelle che erano le tavole originali a questo nuovo formato molto molto più ridotto, quadrato anziché rettangolare, quindi abbiamo deciso in un qualche modo di smontarle. I due cartigli che si presentavano nella parte alta e nella parte bassa sono stati trasportati a sinistra, quello che era il colore dedicato a ciascuna sezione è rimasto in alto a sinistra, con un richiamo peraltro anche a un QR code che ti permetteva di poter visionare la tavola, la mostra anche in formato digitale, ovviamente, i tempi sono questi, insomma, ripeto, ciò di essere un po' troppo ripetitivo in questa cosa, però ripeto, sono cambiate, 20 anni sono pochi, ma secondo me sono tantissimi in questo caso, perché
rispetto a ciò che era tanti anni, 20 anni fa, le cose oggi sono completamente diverse, insomma, per molti versi. Oltre alla tavola completa, possiamo anche, abbiamo mantenuto le 4 sezioni, ovviamente, quindi cambia il colore, le tavole sono bene o male sempre strutturate nello stesso modo, e c'è sempre un focus che ci permette poi di avere anche una rappresentazione ad una scala maggiore, diciamo così, che permetta di verificare anche la qualità di ciò che fanno, che hanno fatto nel corso del tempo i nostri ragazzi che rimangono, insomma, lo dice, l'ha detto anche Chiara più volte, insomma, il focus principale, cioè è il motivo per cui io mi sento di esistere in questo mondo, ecco, in questo mondo universitario, ma forse anche più in generale, ecco, sono loro, insomma, ecco, e quindi io mi fermo qui, ecco. Grazie Andrea. Io chiederei ai nostri ospiti, quindi alla professoressa... Posso dire una cosa, Federica, e poi vi devo lasciare. Vai Paolo. Allora, mi sentite? Sì, mi sì. Sentite? Ora bene. Sì, assolutamente bene. Sì. Mi sono spostato da economia e commercio al parco, ma perché volevo rappresentarvi dietro di me la scuola del disegno di Parma, che è le Suite de Vasier di Edmond Pettitot, credo che sia un esempio ispiratore, no? Questa è la rappresentazione plastica di quello che è stato 250, 277 anni fa, questo il disegno in questa città. Forti di questa tradizione, questi 40 anni per me, quindi 2 volte 20 anni, ho visto 2 step. Quello più insito nella facoltà di ingegneria, che non va dimenticato, perché l'architettura ha comunque un debito. Sono entrato nell'istituto, c'erano ancora gli istituti di architettura e disegno del biennio di ingegneria. E per 20 anni abbiamo operato In quel contesto, venendo dall'architettura, quindi formando poi una nuova scuola di architettura, è ovvio che dovesse cambiare. Quello che vedete sono i 20 anni di architettura che Andrea, Chiara e gli altri, ringrazio anche Federica di aver dato spazio a questo volume nella collana di MedLab. Siamo debitori a loro per aver fatto questa rassegna. Ho seguito dall'inizio l'intervento di Francesca e confermo, non credo che nelle intenzioni di Chiara e di Andrea ci fosse nulla di celebrativo. Sono degli step. 20 anni sono pochi, tanti, come diceva Andrea adesso, ma comunque è uno step forse regolare. Io ricordo le diverse mostre che abbiamo fatto sulla didattica di ingegneria con altri maestri a cui noi siamo tutti molto debitori, penso a Carlo Mezzetti, penso ad Adriana Baculo, penso a Cesare Cunderi, penso a Dino Coppo, tanto per citare qualcuno che c'è ancora, da cui abbiamo cercato sempre di prendere. E la stessa cosa è stata architettura, avendo io e poi anche gli altri delle scuole di architettura, che non erano tantissime, insomma Genova, Firenze, Roma, Palermo, Margherita, Francesca San Nicola, stiamo parlando. Erano degli esempi molto alti per noi che ci dipanavamo un po' nella periferia. Ecco, la fortuna, come diceva Francesca, forse di iniziare una nuova facoltà può essere quella di non avere troppi zaini sulle spalle che ti condizionano. Parma è nata nel 99, è nata col decorso di B. 99 mari non erano tutti, sono obbligatori da noi da almeno 23 anni ormai, no? La fortuna di non avere queste radici, ma senza dimenticare queste radici. Volevo invece dire quanto per la didattica del disegno, per il disegno in generale, e secondo me lo si vede dalle tavole, solo che ha qualche anno in più, insomma, le scorre, vede qual è il debito
anche le nuove facoltà, come poi sarà la nostra, per cui ho dato una mano anche ad altre che sono nate dopo Parma, e sono per fortuna tante, si debba la UID, la Unione Italiana per il Disegno. La UID è stata più di tutti colei che ha consentito questa proliferazione in qualche modo di scuole, perché essere uniti in un'associazione che ci ha consentito tutti gli anni, almeno una volta l'anno, di vederci tutti e di confrontarci col lavoro degli altri, quando non c'erano le società scientifiche, parlo di 40 anni fa, consente una formazione gestionale, culturale, di didattica e di ricerca, soprattutto a vantaggio di chi nasce. Senza la UID le scuole sarebbero ancora quelle 4-5. È la UID che ci consente di esplorare, di copiare anche se vogliamo, di prendere spunto da quelli più bravi di noi. E nel nostro settore i bravi sono veramente tanti. E in questi 20 anni in qualche modo si concludono. Io, come sa Chiara, Andrea, ho fatto un passo non indietro ma a fianco. Se guardate l'elaborazione dei corsi, le persone che come loro sono più di 20 anni che operano in quello, sono di gran lunga migliori di quelle che ho fatto io nei miei corsi. Quindi ora deve anche iniziare una nuova generazione dopo di loro, e sta per iniziare, io credo. Per cui vorrei esserci alla mostra 40 anni di didattica del disegno. È un auspicio che mi faccio, ovviamente fuori dagli ruoli accademici, perché non intendo rimanere fino alle stampelle, ma non è celebrativo, ma ci dà insomma un segno di quello che sono queste evoluzioni. Parlava Francesca di identità. Dal punto di vista del giudizio lascia ad altri, noi parliamo di noi stessi. Ma se c'è una identità nella didattica e il disegno è anche funzionale. Parma ha avuto, ne sono andato, si è disconnesso. Mi sentite? Mi sposto, poi intanto rientravo ad economia, dal giardino ducale ad economia. Se l'economia è fuori dal raggio di azione del wifi. Dicevo, quello che un'identità di disegno che ha avuto la possibilità o è riuscita a far capire agli altri colleghi di essere una materia come le altre gambe dell'architettura, e quindi si dipana da sempre, ancora oggi, in tutti gli anni del corso di laurea e di quello magistrale. Ci sono corsi di laurea nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto, con un'autonomia didattica, come accennava Andrea prima, ma di correlazione a molti campi collegati, perché nessuno è solo. E avere disegni nati in 5 anni interi, non solo in 2 turni, io credo che questa sia una cosa che manca, non dappertutto c'è. Ed è un vantaggio, credo, a beneficio in primis degli studenti. Gli anni di architettura. Io vi saluto, vi ringrazio, saluto tutti gli ospiti che mi succederanno, Adriana, Stefano, eccetera. No, lo dico ai nuovi coordinatori, perché Chiara oggi è la responsabile dell'unità, allora avremmo detto il preside, o non so, e andare al presidente dei corsi di laurea. Mi propongo per un nuovo corso di laurea che è il disegno arretrato di architettura, che per età forse potrei riuscire a compiere. Il disegno arretrato di architettura potrebbe essere un corso che potrei sostenere volentieri nei prossimi anni. Se me lo date, lo faccio volentieri. Ciao a tutti, buona giornata, grazie a tutti. Ciao Paolo, ciao, grazie. Ciao. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Bene, chiederei quindi ai nostri ospiti, la professoressa Rossi e il professor Bertocci, di commentare quanto sentito finora e stimolare in qualche modo la discussione, ringraziandoli ancora.
prima Adriana. Se vogliamo usare un ordine cavalleresco che mi piace, direi di sì, se va bene. Però non è molto di moda ultimamente, quindi dovrei... Va bene, va bene, va bene. Se non ci sono difficoltà di collegamento, perché la vedo ferma in questo momento, ma insomma... Quindi facciamo l'inverso. Professoressa Rossi, non la sentiamo, almeno io non la sento bene. Ecco, forse ora meglio. Allora forse torniamo alla prima ipotesi, forse l'ordine alfabetico, e chiederei al professor Bertocci di... Sì, intanto dico una cosa, se poi si riconnette bene Adriana, passo la parola. Tanto è più divertente, così si sì, fa. Sì, ma sai... ma vedo sempre ferma Adriana, quindi oggi abbiamo problemi di connessione tutti, anche a Firenze con la rete, è una cosa incredibile. Vado. Adriana è disperata. Sì, sembra, speriamo che si riprenda. Parto io, Adriana, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, intanto mi unisco a te. E innanzitutto do conferma se sì, mi ascoltate. Si sente molto male. Mi vedete? A tratti, e sentiamo a tratti, quindi non so se vuole riprovare ad entrare e uscire, e anticipiamo le osservazioni del professor Bertocci. Va bene? Va bene. Io intanto parlo, poi esatto. Se mai interrompete, tanto se no siamo... Allora, dicevo, oltre... a ricomplimentarmi con tutti per il lavoro. Volevo sottolineare, viste le difficoltà di connessione... Evito... Mi ascoltate, mi vedete, io darei sicuramente la parola. Mi sentite, mi ascoltate? Sì. Sentite? Male. Male e a tratti. Oddio, mi sentite? Malissimo, chiedo a chi ha un contatto, magari anche WhatsApp di voi, se mi può. Sentite? Se può comunicarle che la sentiamo male, io lo scriverò sulla chat. Meglio sulla chat, perché no? Gliel'ho scritta anch'io, ma non riesco a capire, perché secondo me è collegata con due... Come vedo che ha il computer dietro e forse anche collegata col cellulare, però secondo me non si sente né l'uno né l'altro. Adesso mi sembra che si sia proprio bloccata. Comunque. Bene, intanto faccio io, senza sì. Fare tanti preamboli. Intanto lo sapete, è già stato detto da Francesca, da tutti, va benissimo. Volevo consolare Zerbi, perché diceva questa è una pubblicazione, insomma. Allora, io sarei un... Purtroppo ci siamo tutti omologati sulle pubblicazioni. Invece, ricollegandomi al disegno antico che diceva Paolo, bisognerebbe recuperare anche criteri antichi, la pubblicazione come divulgazione a vari livelli, e varie tipologie di pubblicazioni. Allora, secondo me, io è tanto che voglio fare una cosa del genere, ma ora ve la spiego, ma questo libro la fa benissimo. Allora, l'idea, noi siamo docenti dell'area del disegno, non abbiamo mai il coraggio di pubblicare un atlante di disegni. L'atlante di disegni è quello che abbiamo sotto, quello che ci racconta il presente, ci racconta il passato
e prefigura in qualche modo il futuro. Oggi siamo nel mondo della civiltà dell'immagine, quindi si pensa che sostanzio questa mia osservazione, perché non è tanto di moda fare un atlante, della civiltà dell'immagine, dove si pensa che le immagini sono a nostra disposizione, e lo sono, ce ne abbiamo di tutti i tipi a disposizione, basta fare Google Immagini, però il problema è la selezione intelligente delle immagini. Quindi l'idea che sta dietro la cura di un libro, come hanno fatto Chiara, Andrea Zerbi e Donatella Bontempi, è quella di raccontare un percorso. E questo quindi credo sia proprio nella tradizione degli atlanti geografici, ma vi ricordo ci sono anche tutti gli atlanti dei disegni di viaggio, gli atlanti che raccontano itinerari, gli atlanti poi che fanno vedere prodotti, quelli citati dell'Accademia del Disegno, come pure quelli, ed erano prodotti che andavano tantissimo. Io ho presente gli atlanti fatti da David Roberts a Petra, scusate, torno sempre lì, che è un amore che oramai più che ventennale o trentennale, però gli atlanti sono un prodotto innanzitutto editoriale e soprattutto sono molto belli, hanno il vantaggio che non si devono leggere e quindi si apre un atlante di figure, di immagini, quando siamo stanchi, ci dobbiamo rilassare, eccetera. E allora siamo nel momento più importante, perché siamo permeabili all'immagine, perché l'immagine mette in relazione la nostra percezione, comunque sia, che non è quella che abbiamo davanti alla televisione o con gli occhiali del mondo virtuale, ma mette in moto l'immaginazione, il disegno mette in moto l'immaginazione e quindi il processo di immedesimazione. Questa immedesimazione ci fa fruire contenuti che sono appunto altamente necessari e che forse abbiamo perso di recente. La cosa che mi è piaciuta di più di tutti, c'ha un problema invece ovviamente, perché è nato come una mostra. E una mostra, in questo caso, abbiamo due pagine a fronte. Una pagina di francobolli, senza dire nulla di contrario ai francobolli, ma che sono pur sempre immagini, anche immagini bellissime, che però hanno ti danno meno opportunità di immersività perché confondono, ma hanno un'altra caratteristica, ti danno la visione di insieme, un panorama di insieme di architetture, di rappresentazioni di vario tipo. Dall'altra invece la scelta editoriale azzeccatissima, quella di fare finalmente il disegno a tutta pagina. E ne abbiamo visti di belli, ce li avete fatti vedere anche recentemente voi. Il disegno a tutta pagina è quello invece che ci consente di avere appunto un'immersione in un paesaggio culturale, perché un disegno è sempre un paesaggio culturale, che sia reale o immaginifico o immaginario, il progetto, tanto per intendersi, reale e rilievo, tanto per ritornare nelle nostre categorie. E quindi credo che questo, invece, contrariamente a quanto diceva Andrea, è un bel libro proprio perché è un atlante, ci fa vedere una scuola di rappresentazione, ci racconta una storia che anche solamente scorrendo si potrebbe, ora non ve ne prendete, si potrebbe buttare via le prime pagine e tenere solamente questo a conferma dell'apprezzamento del valore dell'Atlante, tenere solamente la mostra finale, perché scorrendo la mostra, uno che ovviamente ha dentro in qualche modo la materia, vede e percepisce quello che deve percepire. Non so se a questo punto Adriana vuol dire qualche altro, vuole intervenire, se no continuo. Io ho anche un problema, sono a facoltà che alle 18.45 mi buttano fuori. Ecco. Quindi, problema comune. Decidete dalla regia, decidete voi.
dalla regia, mi piacerebbe moltissimo che la professoressa Rossi riuscisse a dire qualcosa, che capisco anche la frustrazione che ben rappresentava la sua immagine frizzata, ma adesso è scomparsa anche quella. Quindi... Vado un pochino avanti, non vi preoccupate. Sì. Riempiamo lo spazio, ma non ce n'è bisogno. No, no, ma io ce l'ho domande anche da dire. Volevo anche degli altri. Cedere un attimo la parola a Adriana, che doveva parlare prima di me, certo. Che senza dubbio aveva cose interessantissime, soprattutto su alcuni aspetti, perché io gli ho mandato un messaggino oggi per capire e quali sono gli aspetti da trattare. L'altra cosa interessante è... ora poi ritorno sui miei passi, come dire, ho fatto un'affermazione e poi la nego. L'intervista a Paolo, quindi l'altra storia che mi è piaciuta è l'intervista a Paolo, perché Paolo, intanto che se ne dica, è quasi fiorentino come me, perché abbiamo fatto la stessa scuola e l'aria che si respira quando si scorrono, sarà per questo che mi è piaciuto particolarmente scorrere le immagini, però è l'aria che si respira, è quella di un ambiente culturale che si è formato comunque intorno a una serie di maestri fiorentini, uno per tutti, Roberto Maestro, insomma, per dire, e tra l'altro colgo l'occasione, se qualcuno ci avesse voglia, da sabato alla prossima, tutta la prossima settimana, c'è una mostra dei disegni di Roberto Maestro all'Accademia di Belle Arti a Firenze. Quindi è un'occasione anche quella per fare un'immersione in un altro mondo, in un'altra cultura. Detto questo, l'intervista a Paolo racconta invece quali sono i precedenti. L'Accademia ce l'ha già fatta vedere e questa ha... sia sulla nostra scuola fiorentina che sulla scuola romana, insomma l'Accademia di Belle Arti è la radice del disegno, della quale abbiamo perso alcune parti, perché abbiamo perso nel tempo quello che era prima il disegno dal vero, quello il disegno di figura, tutte cose che poi invece sono state recuperate sotto certi versi, da insegnamenti sempre nell'ambito del disegno, però più legati al design che non all'architettura. E quindi, detto questo, detti i nostri pregressi, si vede assolutamente questo passaggio, ma questo passaggio, diciamo così, i corsi di ingegneria che diventano corsi di architettura, perché una cifra del disegno anche dei primi anni si vede la forte caratterizzazione tecnico-progettuale, come è sempre stata sottolineata anche prima, questa forte caratterizzazione tecnico-progettuale che però non va a discapito della rappresentazione, di una rappresentazione efficace. E questo funziona in tutto lo scorrere della nostra mostra, fino a arrivare a tutte quelle, alcuni l'hanno vissuti come eventi traumatici, l'avvento del digitale, altri no, si sono adattati tranquillamente, perché l'architetto, la formazione dell'architetto che sta dietro a tutto questo è la stessa. È quella dell'Accademia, che è diventata poi un'Accademia che si è rivolta più al mondo delle costruzioni e quindi un aspetto più ingegneristico, e che infine si è rivolta ancora al disegno alle varie scale, dall'architettura, ma dalla città al design, e per finire è passata a quella brutta cosa di disegno avanzato, insomma, passando da terminologie bruttissime come il disegno assistito dal calcolatore, nel senso che è una cosa brutta perché sembra ci sia un calcolatore che assiste noi mentre disegniamo, invece era totalmente all'incontrario, no? Quindi anche le edizioni sono talmente strane, a volte riviste a qualche anno di distanza, mentre quando appaiono appunto sono così immediate, entrano nel lessio.
lessico che è importantissimo e l'abbiamo sottolineato appunto ieri nella nostra riunione UID parlando delle nostre parole chiave. Fino ad arrivare, ora io voglio introdurre un'altra dizione che finalmente potrebbe essere giusta, non lo so, ma secondo me è molto giusta. Disegno intelligente, tutto quello che appare sotto quei brutti nomi di BIM, GIS, ICT, insomma tutte quelle VR, come la vogliamo mettere, perché siamo abituati alle sigle, ma le sigle non ci dicono più, forse più niente. Quindi disegno intelligente. E un disegno intelligente perché, come sottolinea, io mi rifo sempre a Paolo, all'intervista di Paolo che mi è piaciuta, che sottolinea proprio questi aspetti del nostro e si vedono costantemente nell'evoluzione anche nel passare delle tecnologie, delle tecniche di rappresentazione, delle tecnologie di acquisizione. Quei passaggi fondamentali. Noi siamo operatori di conoscenza, digeriamo questa conoscenza del mondo, dell'architettura, dell'urbanistica, ma dell'archeologia, degli oggetti, la sminuziamo, e questa è l'intelligenza, perché nella selezione della modalità di rappresentazione della conoscenza, e c'è una rappresentazione che è tutte le volte legata in sé, contiene contenuti culturali molto, molto elevati, perché si adatta ed è adattabile al livello delle conoscenze di ciascun tempo. E anche qui si vede questo scorrere della linea del tempo che passa dalla, appunto, metodologia in vario modo, fino alla rappresentazione, per diventare quello che oggi ci piace tanto, mondo della comunicazione. C'è l'Adriana, gli passo la parola e poi dopo, magari se serve, riprendo. Ciao Adriana, ci senti? Buonasera, io faccio una telefonata. Può scrivere in chat. Mi sentite? Sì. Ora sì, vai. Scusatemi, continuate a sentirmi? Piuttosto male. Qualcosa di sbagliato, qualche congiuntura, contorno, forse così mi sentite meglio? No, io... Sì, Francesca, un po' meglio, sì. Ma... Sì, mi sentite meglio. Ecco. Allora, innanzitutto vi prego di accettare l'irritata e dispiaciuta di quanto oggi è accaduto, le difficoltà, e le volevo prevenire. Ho anche telefonato, disturbato alla professoressa Ottoni, oltre che a Chiara, per cui sono veramente irritata e mortificata per questi inconvenienti. Sicuramente perché sono stata felice di essere coinvolta in questa iniziativa che si è prospettata fin dall'inizio di grande interesse e che si è arricchito, già che io
sono riuscita ad ascoltare per bene e senza nessuna difficoltà il primo incontro con la prestazione della collana fatta appunto dalla professoressa Ferire nella presentazione del libro di quest'oggi, ma anche più in generale su quelle che sono è stata l'ultima volta, chiedo scusa e perdono, almeno ho avuto la possibilità di farlo in modo del professore Gian De Biagi e del professore Bertocci. Mi sento forse di dire, ho ascoltato, sono riuscita anche a sentire qualche parola sulle nostre presentazioni iniziali. Mi sento di dire che forse la ragione per la quale noi siamo stati individuati come ipotetici, come relatori oppure come attuatori di una conversazione sul tema, nasce forse proprio dalla nostra, abbiamo fatto la carica nazionale, e il collegamento tra le sedi ha permesso effettivamente era la scuola e che oggi invece si è un po' mistificata proprio con l'introduzione delle tecnologie. Mi scuso anche, ma ripeto, lo stato d'animo non è dei più sereni, ovvero una visione della geometria come glimardello per comprendere, conoscere la, cioè per mezzo dell'esperimento, della sperimentazione, dell'esperienza ripetuta e reiterata, e quindi il rilievo, cioè come azione ricorsa, dedurre, oltre che documentare nella realtà e in cui oggi gli strumenti ci danno dei coefficienti di precisione e di possibilità di ritornare sempre e comunque all'acquisizione del dato per poter mettere in discussione le attività di analisi, ma ho sentito disegno intelligente, penso, interpreto, che Stefano si riferisse proprio alla capacità di togliere, di estrarre per classificare, per ordinare. E mi piacerebbe ripetere una frase che ho trovato molto indicativa, anche il nome Caravolo, credo. Sì, Caravolo, il quale diceva che lui dava voce al paziente. È chiaro, intendeva dire che per lui la sua analisi era un tentativo e uno sforzo indirizzato a dare parola al paziente. Io credo che con altri intenti e altri modi il rilievo e il disegno possano proprio dare solo storica documentativa, ma anche di indirizzo per proiettare in avanti l'intervento. Io ricordo, perché ho fatto la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti a Napoli, all'epoca era diretta da Robile, quindi non conosco la posizione culturale
oltretutto ormai non c'è e non c'è da parecchi anni, però io ricordo che la nostra attività di rilievo e di rappresentazione all'epoca, c'era la fotogrammetria analogica, era sempre indirizzata a produrre delle tavole tematiche di interpretazione con la possibilità ovviamente di riverificare i dati e l'acquisizione. Io credo che tutto ciò, perché conosco il professore Gian De Biagi, a cui ho guardato sempre con grande interesse perché è stato nel nostro settore un maestro, proprio perché ha saputo guardare il disegno nella sua interezza e quindi sicuramente come acquisizione di strumenti, e mi ritorna in mente anche l'introduzione che aveva fatto la direttrice della collana, ovvero la professoressa Federica Otto, sullo strumento del disegno. Non ricordo bene però credo di averla appuntata. È una definizione sicuramente molto interessante, sempre comunque che noi fissiamo un riferimento, un glossario delle parole, perché non solo verso l'esterno, verso, ma anche all'interno del nostro settore scientifico di Cimermini, ma molto spesso non ci intendiamo, nonostante gli sforzi, adesso c'è nato una nuova declaratoria, ci sono degli studi e degli approfondimenti che tendono a determinare, forse anche in una maniera un po' chirurgica e quindi come tale perdendo di vista il fatto che il disegno, come tutte le materie, si occupano di architettura. Il fine è quello dell'analisi, lo studio dell'architettura. È chiaro che ognuno ha un suo specifico disciplinare, ma l'obiettivo è unico. Mediante percorsi diversi dobbiamo raggiungere lo stesso obiettivo. E anche sentivo Francesca che introduceva la questione della in una scuola in cui la cultura del progetto e la cultura del rilievo erano finalizzati al progetto di architettura. Proprio i nostri maestri, in questo mi riferisco a Margherita De Simone, fanno dare un contributo critico allo studio, all'analisi, alla logica, alla messa in sistema di alcuni valori che a far rilevare e a condividere con gli altri. Oggi le tecnologie ci consentono, proprio mettendo a monte di un flusso di lavoro l'acquisizione del dato, sempre comunque di verificare quella parte che riguarda l'interpretazione, quindi come un'ingerenza da parte del soggetto, ma a parte la chiarezza, della procedura, in effetti
tutti e ci mette al riparo da questi rischi, si critica, in cui gli strumenti della geometria è proprio il grimaldello per decostruire le parti e capire le invarianti rispetto a quelli che sono dei nessi che possono essere reinterpretati, riproiettati, riproposti secondo le linee. L'abbiamo persa. L'abbiamo persa definitivamente. Chiara, non ce l'ho il numero dell'Adriana, ho quello il telefono fisso. Anch'io avevo provato a chiamarla perché mi aveva chiamato oggi dal fisso, ma non partiva la linea. Evidentemente hanno dei problemi di connessione grossi oggi. Forse è riuscita a collegarsi di nuovo. Abbiamo sentito a tratti, professoressa Rossi, quindi sarà un lavoro un po' di ricostruzione dei puntini di sospensione che dobbiamo un po' ricostruire. Però ci tenevo a tranquillizzarla sul fatto che evidentemente sono cose che succedono e quindi la mortificazione che esprimeva all'inizio è assolutamente ingiustificata, nel senso che, anzi, spiace a me che abbiamo dovuto organizzare queste cose online un po' anche per facilitare la situazione. Di persona. Si sente no, niente. C'è tutto. Sì, poi... No, mi spiace moltissimo, no, non si sente. Io penso di aver intuito qualcosa di quello che ha detto e mi sembra che la centralità fosse anche, e ho molto apprezzato il tentativo di legare un po' anche la presentazione precedente e un filone che c'è sotto la collana di strumenti che si mettono a disposizione di questa finalità comune che un po' ha animato anche l'idea della nostra collana, prima ancora del laboratorio, della conoscenza che passa per forza attraverso, come diceva, la geometria, gli strumenti fondamentali e che sfrutta in modo intelligente, come diceva il professor Bertocci, e guidato sapientemente a seconda degli obiettivi anche il modo di rappresentare questa conoscenza che ha delle possibilità diverse, appunto, e deve essere guidato in questo senso. Brava. E in effetti il mettere in ordine secondo una logica non è un metodo di applicazione di una tecnica, è un grimaldello, cioè è uno strumento che riesce a forzare la forma. Ovviamente è il primo, perché poi dopo ce ne sono di tanti e più raffinati ed evoluti. E diceva, noi siamo talmente convinti e certi del nostro lavoro che siamo democratici perché non, almeno mi sembrava di ricordare questo, siamo democratici perché non temiamo competizione, perché sappiamo che noi siamo poi l'elemento che non solo integra tutti gli apporti, ma poi passano all'azione del restauro. Questo lo diceva il professor Della Torre. Mi è piaciuta questa cosa. Della Torre, lo diceva il professor Della Torre, sì, sì. In realtà il problema per quanto mi riguarda singolarmente va benissimo così, purché sia necessario gli strumenti logici. Certo, ci sono gli strumenti operativi tecnici, che è un'analisi di acquisizione, ma anche nell'analisi di acquisizione, ce lo insegna Stefano, occorre una sorta di interpretazione di scelta, ma pur volendo bypassare su questo quantitativo di interpretazione che è relativa, anche se in alcuni casi è dirimente, in modo tendenzioso. Altre volte
in modo di svelano dei contenuti, cioè si riesce, non sempre, talvolta attraverso l'analisi del rilievo e della ripresentazione, io direi l'analisi del rilevamento, fare a rifare con tecniche integrate diverse di verifica e di ridisegno, nel senso di ricomposizione di ciò che io penso che si sia compreso quello che diceva la professoressa Rossi, e in parte, come dire, prendo anche la provocazione, nel senso che nella prima presentazione, chiamando il presidente della Società Italiana per il Restauro Architettonico, è chiaro che la prevalente visione, che è un po' presuntuosamente da parte di noi restauratori, è sempre quella di fare da regista, come un po' la metafora a tutte quante le altre così discipline che in una visione altrettanto presuntuosa fanno un po' d'ancella, che era quello che invece rivendicava con altrettanta così fermezza Andrea Zerbi, quando diceva con orgoglio: noi siamo sempre stati monodisciplinari e sono contento di questo. Quindi non era ovviamente la visione più che altro della nostra collana quella che è stata presentata così, come dire, solo di restauro, come è stato rimarcato anche dalla presentazione stessa, l'intervento del professor Dande Biaggi. L'obiettivo è proprio quello di mostrare una complessità e una multidisciplinarietà che sta alla base di ogni analisi degli edifici storici, in questo caso perché ci interessano, ma non solo. Insomma, abbiamo visto che il disegno nel caso del volume non è mirato esclusivamente alla rappresentazione alla conoscenza di edifici storici. Io vi ringrazio moltissimo e mi scuso per la risposta rossa. Prima che cada la linea, volevo dire che ho scoperto iscriviti, io non mi sono voluta iscrivere e credo che stia pagando questo scotto che mi dovevo iscrivere a Zoom. Io invece non ho dato i miei nominativi e mi viene nella faccia iscriviti. Comunque io ho ascoltato di, veramente con molto moderna setta di comunicazione, quindi forse è questo. Spero che ci sia un'occasione più facile con cui confrontarsi in futuro e mi scuso per, insomma, cercare di tirare le conclusioni di questo intervento, perché è stato veramente un po' difficile riuscire a seguire questo interessante anche commento per problemi, insomma, tecnici. Speriamo di rientrare oltre che nel virtuale anche nel fisico il prima possibile. Chiedo se ci sono altri interventi da parte di non solo dei nostri ospiti, visto che il professor Bertocci tra poco verrà buttato fuori, ma anche dagli altri che si sono connessi e che hanno resistito finora e che ringrazio moltissimo, molti membri della nostra collana, ma anche ospiti esterni come Anna Osello, alla quale do volentieri la parola. Ecco, io ci provo perché sono all'aperto, scusate, ho seguito con un po' di fatica, ma volevo intervenire per ringraziare per questo volume Chiara e Andrea, in assoluto sarà un volume che servirà a tutti noi, però volevo fare, non so se c'è tutto il rumore di fondo perché sono in una zona con gente, non sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, ma adesso poi domani lo chiamerò perché secondo me invece, se noi ragioniamo, ma con Andrea ci confronteremo a lungo, è da anni che lo facciamo, perché secondo me invece, se noi vediamo il disegno come un linguaggio che serve a tutti gli attori dell'ingegneria e dell'architettura, è proprio nella interdisciplinarietà che sta il punto di forza del disegno e non nell'arroccarsi a rimanere come disciplina monodisciplinare
che se ne trova la forza, ma credo e spero anche con Francesca, con Chiara, insomma con tutti avremo modo di confrontarci su questo. Grazie comunque per la presentazione. Posso rispondere solo un attimo? No. Velocemente? Sì, Andrea, ma poi e te ci sentiamo domani. No, ma lo so. Allora, io collaboro con tanti altri corsi, insegnamenti, diciamo, con altri insegnamenti paralleli, però mantenendo l'autonomia del mio insegnamento, diciamo, ecco, in questo senso, no? Ci sono altre realtà, che non lontanissime neanche da noi, in cui vengono assegnati, no, due crediti di disegno all'interno di N altri insegnamenti integrati, giusto per... Andrea, è proprio qui che viene, perché per esempio noi al Politecnico su Ingegneria Edile con l'ultima riforma del piano degli studi è il disegno che guida i percorsi multidisciplinari e assegna i crediti agli altri, ma i coordinatori siamo noi, quindi era questo il punto di riflessione che volevo condividere con tutti voi, proprio partendo dal discorso del disegno come linguaggio, dove gli strumenti avanzati, non avanzati, senza tempo, insomma, sono strumenti. Quello che importano sono i contenuti che voi avete ben messo in evidenza e con i quali abbiamo discusso più e più volte. Posso dire una cosa prima di chiudere, ovviamente, anche Anna. Il tema dell'interdisciplinarità è molto complesso, tant'è vero poi si parla anche di multidisciplinarità. Non vuol dire annegarsi, prendendo l'esempio in un bicchiere dove ci sono varie componenti, appunto, non fare un cocktail, ma questo per ribadire anche quello che magari diceva Andrea, no? Mantenere la propria identità, perché noi abbiamo una specificità per quanto riguarda il disegno, ripeto ancora, intelligente, cioè quello che sa coniugare i contenuti, la rappresentazione, è intelligente perché li sa coniugare in tutti i tempi, perché eminentemente, e qui venga agli ingegneri, è nato e rimarrà sempre come strumento tecnico e anche strumento espressivo. E quindi questa è la mia visione, ma credo possa accomunare sotto questo ombrello diversi di noi. Posso aggiungere? Dire che concordo con Stefano e anche con Andrea. Mi sembra di aver capito l'oggetto. L'interdisciplinarità è sicuramente un qualcosa che deriva dall'avere lo stesso obiettivo, ma ciascuno dal proprio punto di vista. I nostri maestri sono dei sistemi che aiutano a ragionare. Pertanto, nel nostro specifico ambito, noi abbiamo le potenzialità, le possibilità di organizzare e ricavare dei contenuti che sono, dice, intelligenti, che io dico semplicemente... Francesca, ti ho tolto la parola, non avevo... No, volevo dire questo, no, volevo capire un po' anche il discorso, che è un po' difficile da apprendere con le parole a scatti, però Adriana sta cogliendo anche lei la questione dell'intelligenza. Ma insomma, diciamo, la multidisciplinarietà non è una teoria, è una pratica, si fa con le persone che vogliono andare d'accordo, e quindi la verità è proprio questa. Alla fine, qualunque progetto meraviglioso si faccia, ci vogliono le persone intelligenti più che il disegno intelligente. E non per fare una battuta, io sono del parere di coniugare la parola disegno con, per esempio, io voglio insegnare il disegno inutile, oppure no, voglio fare il disegno tollerante, ecco, facciamo il disegno tollerante, ma ancora di più facciamo il disegno felice, che è quello che poi ci dà più soddisfazione. Grazie per questo excursus dei 20 anni. Non togliete questa mostra, magari spostatela in un altro luogo, però conservatela, perché fra altri 20 anni poi ne faremo un'altra, magari Mario Docci, non io.
No, posso ringraziare tutti. Francesca. No, posso ringraziarvi tutti in chiusura, visto che poi appunto Stefano viene buttato fuori, anche noi abbiamo poi da sganciare il tutto. No, volevo ringraziarvi tantissimo per aver innanzitutto dedicato un po' del vostro tempo intanto a questa chiacchierata, a questa conversazione che mi sembra veramente che abbia portato oltre quello che erano le iniziali riflessioni che noi abbiamo fatto guardando tutto questo materiale che abbiamo raccolto e che abbiamo voluto condividere. Sono state veramente riflessioni molto, molto acute, devo dire, che sono andate in mille direzioni e che hanno, secondo me, testimoniato ancora una volta quella che è la vitalità della nostra disciplina, sia presa singolarmente, sia presa in relazione con tutte le altre discipline con le quali necessariamente dialoga e si interfaccia, arricchendole e arricchendosi. E quindi mi fa piacere che sia stata registrata questa presentazione, perché sarà occasione di riflettere anche sulle cose che sono state dette, insomma, da un po' da Stefano, da Francesca, da Adriana, per quello che siamo riusciti a cogliere, nonostante insomma le varie problematiche di connessione, e da Anna, che ringrazio per averci seguito. Lascio chiudere Federica. Ringrazio ovviamente anch'io tutti. Non so se Andrea vuole anche lui dire qualcosa, ma insomma, io trovo sempre queste cose molto, molto stimolanti, molto utili. Il confronto è un po' la base dell'idea con cui abbiamo fondato questa piccola collana, che è felice secondo me per ora, quindi oltre ad essere matta. E quindi per ora questo progetto credo che anche grazie insomma al contributo di tutti sia un esperimento che ci piace portare avanti in quella collaborazione che Andrea dice di non amare, ma in realtà poi attua, quindi suo malgrado. Io collaboro sempre con tutti, ecco, ma esatto, anche volentieri. Fino con me, quindi è dal confronto, no, che nasce tutto. Quindi grazie, ringrazio anch'io tutti e basta. E Andrea è spettacolare, si confronta da sempre anche con me, quindi continuiamo a lavorare insieme. Continuando a dire che non vuole farlo, quindi è una cosa ancora più apprezzabile, per cui va molto bene. Dimostra che è necessario, ecco, il confronto. Per cui io non so se vedo che erano collegati in tanti, Carlo Mambriani, che ringrazio e che avrebbe sicuramente voluto aggiungere qualcosa sull'Accademia di Parma, eccolo, e altri, Donatella Bontempi, che è una delle curatrici del volume, e Lia Ferrari, che vedo che si è accesa, come anche Nazarena Bruno, che fa parte di quei collaboratori di cui Andrea diceva prima, Massimo Cotti, e altri, che Silvia Berselli, quindi saluto tutti quanti e vi ringrazio moltissimo per aver aspettato finora, insomma, con tutte le difficoltà tecniche che ci sono state, ma sicuramente sono state utili. Grazie Donatella. Direi che vi rimando così l'invito alla prossima presentazione, che sarà al 20, quindi venerdì prossimo, per un bel volume più mirato questa volta al restauro, addirittura alla sismica, di Lia Ferrari, e quindi ecco che è lì collegata, e quindi abbiamo l'autrice in anteprima, e quindi alla prossima, sperando che ci siano presto altri volumi da mettere in cantiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao Anna. Ciao. Oh, no.